Adesso chiamo a parlare Luca Manzoni, professore di Information Retrieval Informatica, e ci darà un'altra prospettiva storica sulla storia delle AI, appunto. E senza perdere di nuovo troppo tempo, lascio la parola a lui. Grazie per l'introduzione. Il primo Luca abbia parlato di cos'è l'intelligenza artificiale al giorno d'oggi. Io voglio concludere in questa breve presentazione tutto il percorso dalla nascita dell'intelligenza artificiale fino più o meno alla sconfitta di Kasparov da parte di Deep Blue. Partiamo innanzitutto dal padre dell'informatica, Alan Turing, che nel 1936 definì quello che è il modello formale di un computer, quello che poi diventa il modello di computabilità, la macchina di Turing, ma anche definì quello che fu chiamato poi il test di Turing, l'idea che si può in qualche modo chiedersi se un computer sia intelligente come un umano, in un modo solo di osservazione, in cui mettiamo una persona a discutere, magari via testo, con o un computer o un umano, e vediamo se questa persona è in grado di riconoscere se sto parlando con un computer o con un umano. Dal punto di vista filosofico ci sono state anche diverse obiezioni a questa idea, però già nasce questa idea di confrontare quello che può fare un computer con quello che può fare un essere umano. Ma ora andiamo negli anni 50, al momento in cui nasce l'intelligenza artificiale. Siamo negli anni 50, i computer sono stati creati da una decina d'anni, ma anche meno, e venivano utilizzati inizialmente per fare calcoli, non per compiti di intelligenza artificiale. Però già si cominciò a pensare che queste macchine potevano essere utilizzate per qualcosa di più che semplici calcolatrici. E in particolare, come è stato detto nella presentazione precedente, in un workshop organizzato da John McCarthy, nasce il termine intelligenza artificiale. Questo workshop, che durò un intero mese, aveva personalità estremamente importanti. Parliamo di alcune personalità dell'intelligenza che diventarono famose successivamente nell'intelligenza artificiale, come Marvin Minsky, parliamo di John Nash, e anche del padre della teoria dell'informazione, del Claude Shannon. E fai dargli un'idea, tutto questo quando il computer presente in quel momento erano della dimensione di intere stanze ed erano notevolmente meno potenti di quello che sono non solo i cellulari di oggi, ma i cellulari di magari 10 o più anni fa. Ci fu molto entusiasmo iniziale, soprattutto per alcuni risultati, in particolare questo logic theorist, chiamato il primo programma di intelligenza artificiale, in cui si vide che era possibile far dimostrare in automatico dei teoremi a un computer. Questa era considerata un'attività puramente umana, in realtà poteva essere delegata a un computer. In particolare doveva dimostrarlo una parte significativa di quelli che erano i principi a matematica di qualche decennio, una formalizzazione della matematica di qualche decennio prima. E questo destò molto interesse nella comunità, in particolare perché si pensava se questo in grado di dimostrare teoremi che una
che la matematica è uno degli ambiti più complessi dell'attività umana, figuriamoci adesso in poco tempo riusciamo a fare tutto quello che possono fare gli umani. In 5-10 anni ci sbagliamo della verità. Un po' più innato a quei tempi, ma che è molto rilevante fino ad oggi, è l'idea delle reti neurali, in particolare nel Frank Rosenblatt va a definire quello che è il percettrone, un primo modello di sistema ischiato ai neuroni, molto più semplificato, in modo di apprendere degli esempi. Questo non era però fatto direttamente su un computer, ma effettivamente con una serie di circuiti appositi, e questo è un esempio di una prima rete neurale, possiamo chiamarla, in cui l'apprendimento avveniva modificando con muovendo i potenziometri. Questo è il modo di lavorare su delle immagini di 400 pixel. Cosa significa 400 pixel? 20x20 pixel quadrati, quindi qualcosa di veramente a bassissima risoluzione. Quindi, grande entusiasmo iniziale, e questo ci porta a un continuo entusiasmo anche negli anni successivi, negli anni 60, in cui ci fu il primo. Possiamo creare un chatbot, anche se allora il concetto di una chat come lo intendiamo oggi non c'era, con Eliza, uno dei primi programmi di elaborazione di linguaggio naturale in grado di intrattenere un discorso molto semplice, con delle semplici regole di sostituzione del testo, il conoscimento di certi tipi di frasi, sostituzione di pezzi di testo in altre frasi pronte. Tanto che alcune persone dicono questo programma sembra quasi che come un umano, in realtà l'entusiasmo un po' troppo elevato, dato che questo programma non era in nessun modo in grado di comprendere cosa stesse dicendo, era semplicemente una sostituzione di testo. Allora, molto interessante dal punto di vista degli anni 60, e stimolò anche in quel momento l'entusiasmo per. Si è passati dal non avere un computer poco più di 10 anni prima a avere in questo caso la capacità di parlare con un computer. Sempre a stimolare questi test ci furono quelli che sono i micromondi, ovvero delle semplificazioni del mondo reale. Per esempio, qua vediamo un mondo composto da cubi di diversi colori, perché nella visualizzazione i colori non fossero coesenti, se no cubi, piramidi, e la possibilità di interagire con il computer in dato delle istruzioni. Per esempio, sposta il cubo verde sopra il cubo giallo. Quella potrebbe essere un'istruzione, e il computer è in grado di fare un piano, quindi decide cosa doveva spostare per arrivare a un certo obiettivo. E questo sembra un qualcosa di particolarmente promettente, visto che in ogni caso questa è una semplificazione del mondo reale. Poi però arriviamo a quello che è una prima battuta d'arresto, in questo caso il libro di Minsky e Papert, Percettroni, che mostra che effettivamente queste primitive reti neurali create poco più di 10 anni prima effettivamente avevano molte forti limitazioni. E non fu solo questo, a diminuire un po' le aspettative sull'intelligenza artificiale, ma anche tutta una serie di altri. Le altre battute da resto che portarono a quello che fu il primo inverno dell'intelligenza artificiale, ovvero un momento in cui la ricerca rallentò e anche i risultati. Questo perché? Perché c'erano
una serie di impedimenti che non erano stati neanche pensati inizialmente come dei problemi. Prima la poca potenza di calcolo, per quei tempi i computer che c'erano sembravano molto potenti, non lo erano affatto dal punto di vista rispetto a quelli che abbiamo noi oggi. E molte delle cose che si volevano fare quei computer richiedevano troppo tempo. Quindi bastava aumentare la potenza di calcolo? No, perché c'era un problema che chiamiamo di esplosione combinatoria, per cui un problema semplice potevano essere risolti con alcune tecniche, diciamo, abbastanza banali, come le idee che ci stanno dietro. Nel momento in cui il problema diventava di dimensioni reali, questo diventava intrattabile. Non possiamo poi lamentarci dopo del fatto che non ci avessero pensato, perché tutta la parte dell'informatica, in teoria dello studio della complessità, in questo caso non esisteva ancora, fu creata in quegli anni. E un ultimo problema è il problema di tutte quelle conoscenze, di quei ragionamenti che noi implicitamente continuiamo a fare e le conoscenze sul mondo che noi abbiamo in ogni momento. Per esempio, noi semplicemente per il fatto che siamo qua sappiamo, per esempio, come che alcuni movimenti dobbiamo in qualche modo insegnare con un computer e codificare tutta quella che era il buon senso, le conoscenze che tutti abbiamo, non è così banale. E questo appunto poi ha una poco più di una decina d'anni di allentamento, per poi arrivare agli anni 80 e in particolare una seconda primavera dell'intelligenza artificiale. Le limitazioni di Minsky e Pappert sui precettori furono superate dall'idea di reti più complesse e dalla possibilità di far apprendere queste reti più complesse, ma anche reti di tipo diverso che quando per superare quelli che erano limiti evidenziati in precedenza. Quindi una prima rinascita delle reti neurali. L'aumento delle potenze di calcolo, in particolare, anche se non strettamente legato all'intelligenza artificiale, perché fu usato anche per altre simulazioni, per esempio di fluidodinamica, e da ricordare la connection machine, che aveva una struttura che in qualche modo ricorda quella delle schede grafiche moderne che sono utilizzate in modo pesante nel deep learning, nell'intelligenza artificiale moderna. Cosa interessante su questa macchina, poi quella progettazione fu grazie a Richard Feynman, che era stato un consulente per la Thinking Machine Corporation. E già potete vedere dal nome Thinking Machines che l'idea che qui o poi ci sarebbe arrivati a qualcosa di pensante non è così lontana. Ci fu qui poi la nascita di quel che erano sistemi esperti e quella dell'ingegnere della conoscenza, invece di creare dei sistemi per fare tutto, si limitò ad alcuni settori, per esempio alla diagnosi di certi tipi di malattie o a certi particolari processi industriali, e con tutto questo collegato all'idea di ingegnere della conoscenza, ovvero un esperto di intelligenza artificiale del tempo che avrebbe fatto una serie di sedute, di discorsi con esperti di un particolare processo industriale o con dei medici, per in qualche modo codificare con una serie di regole quella che era la loro conoscenza, non necessariamente tutta esplicita, non necessariamente tutta scritta nei libri, ma tutta quella conoscenza dovuta all'esperienza.
Questo poi parte dalla nascita di una serie di sistemi, workstation, software, tutti dedicati all'applicazione di questi sistemi esperti. Qua per esempio vediamo quello che è alcune di quelle macchine ISP, questa è la Symbolics, che poi avevano tutta una serie di software dedicati a creare all'applicazione di sistemi esperti. In aggiunta a questo, vi fu anche un progetto molto importante dal PIKE del Giappone, a livello nazionale. In quel momento il Giappone era emerso come grande potenza industriale, si pensava che con il tasso di crescita che aveva avrebbe potuto superare gli Stati Uniti, così non fu, però in quel momento era veramente la nuova potenza. E loro decisero di scommettere nell'ambito dell'intelligenza artificiale quello che era il computer di quinta generazione, in generale dei computer che facessero, risolvessero problemi sono approcciati solamente dagli umani tante tecniche di programmazione logica. In pratica, anche in questo caso, codificando con una serie di regole comportamenti umani. Notate come in tutto questo l'importanza dell'intelligenza artificiale, delle grandi quantità di dati, non appare, perché questo è un tipo diverso di intelligenza artificiale, quella che è intelligenza artificiale classica, in tale di estrarre in qualche modo di codificare la nostra conoscenza. In questo senso questi sistemi erano in grado di spiegare tutte le loro scelte perché erano applicazioni di una serie di regole. E qui sembrava tutto bene, no? Che non si giunse alla fine degli anni 80, in cui si vede che effettivamente non tutto questo non ci sarà fattibile. In particolare, più piccolo secondo il livello dell'intelligenza artificiale, poi alla fine degli anni 80 e all'inizio degli anni 90, in cui si vede che effettivamente i sistemi esperti sono in grado di funzionare, ma non sono in grado di generalizzare a compiti troppo complessi. In qualche modo dobbiamo continuare a codificare le regole, se continuiamo a codificare le regole c'è il rischio di avere anche delle regole che fanno interazione con l'altro, di avere sistemi che non sono più in grado in qualche modo di spiegare bene dei risultati reali. C'è poi il fallimento dei computer di quinta generazione, del progetto sui computer di quinta generazione giapponese, con un report particolarmente interessante in cui si vede anche un diverso approccio culturale al fallimento. I partner giapponesi che puntavano più sui risultati raggiunti e alcuni consulenti americani che dicevano direttamente questo progetto è fallito totalmente. In più mi fu un fallimento di una serie di aziende dedicate all'intelligenza artificiale nel momento in cui la crescita della potenza di calcolo rese inutile avere delle macchine dedicate e si può cominciare ad utilizzare e poi computer. E questo poi ha portato grandi vantaggi in realtà nel futuro rispetto agli anni 90, quindi per noi oggi, per persone 10-20 anni fa, in cui effettivamente ben più persone rispetto a quanto poteva venire negli anni 80 hanno avuto accesso alla possibilità di usare, studiare anche l'intelligenza artificiale. La successiva rinascita che dura ancora adesso l'intelligenza artificiale, possiamo vederla come iniziare con la sconfitta di Kasparov da parte di Deep Blue. Questo è più che altro il top dell'intelligenza artificiale classica, per poi arrivare poco più di 10 anni dopo alle nuove tecniche di intelligenza artificiale che abbiamo visto hanno rivoluzionato totalmente. Quindi il significato stesso dell'intelligenza artificiale. Non si parla più di
codificati con una serie di regole di intelligenza artificiale simbolica, ma si parla in questo modo di machine learning, che invece qui ma era solamente una parte più piccola ridotta di quella che era la vecchia intelligenza artificiale. Su questo ho coperto tutto quel periodo di 50 anni che era mezza slide presentata da alcuni volontari.